Wrestling indipendente oppure indie wrestling? Quante volte, fan del wrestling, avete sentito questa espressione e vi siete mai chiesti che cos'è questo wrestling indipendente? Esiste una definizione? Esiste qualcosa che lo definisca? Beh, innanzitutto bentornati sul lato viola del ring con il vostro Draco che in qualche modo da tanti mesi comunque sta seguendo in modo un po' più approfondito il wrestling indipendente e sono qui appunto per cercare di avviare un viaggio insieme a voi all'interno di questo mondo particolare, partendo proprio dal cercare di definire che cos'è appunto questo mondo indipendente. Beh, per fare diciamo una semplificazione possiamo provare a definire il wrestling indipendente come un wrestling diverso. Diverso da cosa? Diverso innanzitutto dal prodotto televisivo, ovvero il prodotto che magari la maggior parte dei fan di wrestling, anche di lunga data, sono stati abituati a vedere e con cui magari sono cresciuti. Il wrestling indipendente in qualche modo è diverso perché magari spesso e volentieri non ha una copertura televisiva nazionale o comunque non ha dei fondi economici tale da permettergli comunque tante spese alle varie sigle che ne fanno parte, perché sì, nel wrestling indipendente ci sono varie sigle, perché appunto se pensiamo alle major, le major le possiamo contare sulle dita di una mano nel mondo del wrestling, ma se invece pensiamo al wrestling indipendente, beh, entriamo in un oceano davvero molto molto grande, dove forse non bastano neanche 50 mani per contare tutte le varie sigle, tutti i vari movimenti che ci sono, che in qualche modo sono la base della macchina del pro wrestling, permettono quello che è anche il ricambio generazionale all'interno del pro wrestling, perché appunto nel mondo indipendente le compagnie magari non hanno tanti fondi per firmare a lungo un certo tipo di atleti che appunto poi crescono e diventano sempre più popolari. Ecco perché magari tante sigle appunto cercano di far sì che ci siano sempre nuovi prospetti da lanciare all'interno del ring e appunto da far crescere in modo tale da sostituire poi quelli che prendono magari delle vie diverse verso mondi diversi, appunto più televisivi, un po' più patinati e che si allontanano leggermente da quello che è il concetto di wrestling un po' più lottato e un po' più dinamico. Beh, appunto, il mondo indipendente magari non avrà tante coperture, tanta disponibilità economica, ma in qualche modo proprio per questi aspetti che possono rientrare un po' fra il contro del mondo indie, permette allo spettatore di avere anche un prodotto decisamente più dinamico, più appunto vicino a quello che è il wrestling lottato, che è una cosa che a me mi appassiona tantissimo e mi permette anche di focalizzarmi bene su quello che è proprio il percorso di evoluzione che un wrestler dal punto di vista lottato, perché appunto parliamo di wrestling, quindi non parliamo di un varietà di dove si parla e basta, ma si lotta anche. Appunto questo lottare, questo in qualche modo essere un po' più dinamico, un po' più combattuto, fa sì che magari si possano vedere delle cose, anche una durata degli incontri che è diversa magari dalla durata media che si può vedere in un prodotto televisivo, che si tratti di WWE oppure di AEW, che si sta conformando anche lei sempre di più a quelli che sono i canoni di un prodotto televisivo. Il wrestling indipendente si dissocia da tutto questo e in qualche modo io cercherò appunto di portarvi in un viaggio in questo pazzo mondo. Magari non sarò solo, magari si uniranno altre persone a me, ma inizieremo insieme e innanzitutto vi invito a volare nei commenti per sapere da voi se avete guardato dei prodotti diversi da quelli televisivi, cosa vi è sembrato di quello che avete visto e cosa comunque vorreste vedere anche da un prodotto che cerca di distanziarsi da quello che è il canone televisivo del pro wrestling. Fatecelo sapere qui sotto nei commenti e mi raccomando, guardate quanto più wrestling possibile perché fa assolutamente bene.